i giornali razzisti, i razzisti, dicono che noi qui vogliamo portare la cultura della sottomissione delle donne. Questo non è vero! Le donne nostre del nostro paese hanno i diritti uguali agli uomini e manifestano, cercano, chiedono i diritti insieme con le donne. Grazie a tutti di essere qua. Grazie a voi, perché la mia giustizia mi ha fatto quello che vedi voi qua in Italia. Ha cominciato mio marito da 3 mesi che è in carcere per quello che ha fatto la giustizia. Ma giustizia devi vedere prima te quando rovina la famiglia. Devi aprire gli occhi prima di rovinare la famiglia. Devi vedere bene prima di rovinare la famiglia. E non devi rovinare subito. Per quello noi siamo da tanti anni in Italia. Devi rispettare tutte le cose in Italia. Ma questa la giustizia devi essere non per la per essere un po' grande. Devi vedere bene per quello che cose... per quello che cose che ha fatto. Io cerco la mia diritta e la mia verità fino alla fine. Per quello mio marito, è buon papà e buon lavoratore. Per quello io non lo so cosa faccio, non riesco a finire. Il nome si presenta a lei da sola. Bartalini! Brava! Vogliamo parlare perché le donne sono state definite succube dei mariti, sono donne che sono, secondo i giornali, sono venute qua a protestare per paura dei mariti. No, cari, non siamo assolutamente venuti per paura, perché intanto non tutti sono donne sposate, quindi ci siamo anche studentesse, giovani che nelle vostre scuole sono nelle vostre realtà e vengono qua a protestare perché questa cosa per giustizia e non perché hanno paura dei padri o dei mariti. Non veniamo da Marte, non veniamo da un qualcosa di lontano, non veniamo da realtà diverse, siamo donne, ragazze, studentesse che studiano e che non è che sono, hanno paura di svegliarsi al mattino per prendere le botte dai mariti o dai padri. Non veniamo da una realtà diversa, pensiamo semplicemente che state sbagliando, che ormai la giustizia, grazie all'attacco dei mass media, grazie all'attacco che ci vengono fatti su Facebook e su stupidate del genere, si sta travisando tutto ciò che è la giustizia. Su Facebook vogliono fare addirittura dei gruppi contro questa manifestazione, in quanto pensano addirittura che siamo qua dei poveri cretini che difendiamo la pedofilia. Ma noi della pedofilia, noi veramente non siamo contro, anzi, se veramente fosse stato pedofilo, non saremmo usciti assolutamente qua, 500, a difenderlo, assolutamente, perché siamo primi, siamo noi che siamo contro, e non ci metteremo.